Salute a tutti. Allora, oggi io mi chiamo Simone, sono un amico di Terra Nuova e ho colto l'occasione insieme a voi per venire a ascoltare le parole e i racconti che ci faranno i nostri ospiti sul tema. Il titolo è abbastanza complesso, ma poi nutrire il microbioma, i prodotti fermentati, la chiave della salute. Quindi questo microbioma già è un'incognita da dover sviscerare. Parleremo di batteri sostanzialmente e di come abbiamo una visione del mondo batterico alterata. Per fare questo affronteremo dei punti di vista pratici, perché Riccardo Barba è un fermentatore, nonché un grande amico dei batteri. È un fermentato. La dottoressa Francesca Andreazzoli è un medico ematologo nutrizionista e ci parlerà di come siamo abitati dai batteri e cosa i batteri ci chiedono e cosa ci danno. E poi il dottor, io lo trovo subito, Vincenzo, che è ricercatore del CNR e ci dirà anche lui delle informazioni su chi sono i batteri sostanzialmente. Comincerei con Riccardo, che ci racconta un po' un approccio, come posso dire, relazionale con i batteri. Sì, buongiorno. Cioè io partirei da un piccolo cappello. Io sono un logorroico, per cui state molto attenti a come parlo. E per cui cerco di essere breve su queste cose qua, qui invece sono cose a cui tengo moltissimo. Allora, vi racconto un attimo il mio percorso, perché poi così si può arrivare meglio a quello che ci raccontano i veri esperti di queste cose, no? Io con la mia famiglia siamo andati ad abitare in mezzo a un bosco una decina d'anni fa, per tutta una serie di eventi, problemi di salute, eccetera, in mezzo a un bosco nelle montagne veronesi. Ma questa cosa è abbastanza poco interessante. La parte interessante è la motivazione, no? Che spesso capisci quello che stai facendo dopo che l'hai fatto, non prima o durante, lo capisci dopo, no? Adesso mi sento in grado di poter dire perché sono andato lì, no? E il motivo perché noi siamo andati a vivere in mezzo a un bosco da soli, sopra il Veronese. Era il bisogno di chiarezza, no? Era il bisogno di andare a cercare di eliminare tutta una serie di sovrastrutture che non ci permettevano, che almeno a me non permettevano di capire il senso di quello che stavo facendo, no? Il senso della vita, dove sta la vita, no? Ormai siamo talmente pieni di etichette, di scuole, di modi di vivere, per cui stai di qua o stai di là, o sei biologico o non sei biologico. E questa cosa a me creava una grandissima confusione, no? Io avevo bisogno di vita, cioè io avevo bisogno di capire, anche per problemi di salute, che è abbastanza pesanti per me, avevo bisogno assolutamente di capire dov'era la mia vita, cioè dov'è la vita, con che cosa dovevo relazionarmi per sentire la vita, no? Attraverso questo passaggio, cosa succede? Sto in mezzo a un bosco e la prima caratteristica dello stare in quella situazione lì è cambiare il punto di vista. Il mio punto di vista non è più il punto di vista di uno che va alle conferenze ad ascoltare cosa dicono sui batteri, il venerdì va al cinema a vedere un film sui batteri, il sabato va a mangiare al ristorante dove fanno i fermentati. Era completamente diverso. Abitiamo lontano da questa cosa qui, no? Da queste situazioni non è comodo farlo. Noi ce ne stiamo a casa e la situazione è adesso cosa facciamo? Guardiamo la vita che c'è attorno a noi, no? Guardiamo i boschi, guardiamo gli alberi, come funziona. Scusate se sono un po' bucolico, non lo sono per niente, sembro bucolico ma non lo sono. No. Guardo gli alberi, vedo come funziona la vita. E comincio a osservare delle cose, no? Delle cose molto banali a volte, per esempio, che ne so, scopro che la vita in realtà che ci insegnano che passa attraverso dei meravigliosi campi coltivati, invece in un bosco passa attraverso il buio, sotto delle foglie, nel sottobosco, eccetera, eccetera, no? Dopodiché scopro che nel sottobosco c'è un elemento attraverso delle figure che sono passate a casa nostra, in questo caso un agronomo sudamericano mi spiega che per coltivare e trattare bene le piante, uno dei trucchi usati nella storia dall'uomo sono i batteri, no? E dove stanno questi batteri? Arrivano dal Giappone? No, non c'è bisogno di prenderli nel Giappone, stanno nel bosco,
stanno nella cacca delle mucche, no? E il gioco sta nell'andare a catturare queste cose qua, metterle insieme, farle riprodurre, metterle lì e scoprire il miracolo. No, una cosa bellissima di Reggio Emilia, la fiera si chiamava la Fiera dei Miracoli, la vita è piena di miracoli e noi invece pensiamo che sia piena di etichette e che sia piena di marchi. No, prendi queste cose qua, prendi un pezzo di terra da un bosco, in quella situazione gli dai un po' di zucchero, gli metti un po' di crusca di riso, lo lasci lì per 2 o 3 mesi, prendi, lo butti nell'orto, le piante sono felici, crescono rigogliose. Interessante come percorso, no? E cominci a ragionare su questa cosa qua. Dopodiché dici, ma se io sto usando dei batteri che in realtà stanno mangiando i miei zuccheri, stanno mangiando del riso, ma forse questa cosa qua potrebbe anche essere interessante per me, no? E da questa cosa qua passi a capire che il meccanismo non sono i batteri, è il meccanismo vitale che è interessante e che noi siamo dentro questo organismo vitale, no? E quindi il linguaggio, che è la cosa fondamentale per cui noi stiamo al mondo, diventa quello di entrare in questo organismo in tutti i modi possibili. L'alimentazione, cosa facciamo? Cioè, vedete come sono fisicamente, secondo voi io ho bisogno di mangiare? Cioè, ma io non so neanche cosa sia la fame, non ho mai scoperto in vita mia che cos'è la fame, no? Si mangia per altri motivi, no? La fame è quella, per me la fame è una fame culturale, per me mangiare vuol dire nutrirmi di cose interessanti che mi aprono dei mondi. E cosa c'è di meglio dei fermenti per aprire dei mondi? I fermenti, i batteri, non gliene frega assolutamente niente delle marche e del cibo che mangiamo, non gliene frega niente se sia biologico o non sia biologico, ha un altro linguaggio che è trasversale e che apre mondi. E ora sentiamo questi batteri che ci ha presentato Riccardo, come ci abitano, dove ci abitano, perché ci abitano. Le domande della vita proprio, il perché della vita, il come della vita. Inizierei facendovi fare uno sforzo di immaginazione per pensare a dove abitano i nostri batteri. In realtà abitano un pochino in tutto il nostro corpo, cercherò di trasmettervelo, ma in particolare sicuramente quando si parla di cibo pensiamo ai batteri che abitano il nostro intestino, quest'organo così svalutato, così poco considerato, ma in realtà che è il fulcro principale proprio della nostra fisiologia e non soltanto. È davvero un organo meraviglioso. Siamo abituati a pensarlo come un tubo, come un canale alimentare, ed è vero che è un grande laboratorio di assimilazione, di trasformazione del cibo, che va a decidere ciò che dobbiamo assimilare e ciò che dobbiamo lasciare fuori di noi perché magari è tossico o non ci serve. In realtà il nostro intestino è molto di più di questo, anche se già in questa funzione farebbe già parecchio, Il nostro intestino abita la maggior parte del nostro sistema immunitario, del nostro sistema nervoso e anche produce la maggior parte delle molecole che ci servono per dialogare con il resto del corpo e per interagire anche con gli altri. Pensate che il 50% dell'adrenalina è prodotta dall'intestino. Sapete tutti cos'è l'adrenalina? È quella sostanza che produciamo quando siamo sotto stress, quando dobbiamo reagire a un qualcosa di pericoloso. È l'intestino che la produce. Non è il cervello, sono altre parti del corpo, è lui che decide cos'è pericoloso e cosa non lo è. Ha questa grande capacità discriminatoria. Pensate a quanto è sottile la sua funzione e anche vasta, ovviamente. Il suo dialogo con il cervello superiore, io dico sempre che l'intestino è il primo cervello, mi concedo di dire questo, anche se per ora è considerato il secondo, perché nel suo dialogo con il cervello superiore è lui che comunica di più, è lui che attraverso le molecole, attraverso le fibre nervose, passa il 90% delle informazioni all'alto. Quindi noi percepiamo le cose con la pancia, si dice a volte, no? Ascoltare con la pancia, poi le trasmettiamo in alto e le rielaboriamo a livello centrale per dargli un senso e un significato. Il mediatore principale però di tutto questo, sistema nervoso, sistema endocrino, tutto quello che vi ho detto, in realtà il mediatore principale, il personaggio principale di questo è proprio il microbiota, che poi è il protagonista di questa tavola rotonda, chiamiamola così. Cosa vuol dire microbiota? È un termine che forse avete già sentito nominare o forse no.
Il microbiota è tutta quell'insieme di popolazioni batteriche, ma non solo, perché ci sono anche virus, protozoi, però maggior parte batteriche, che abitano dentro di noi e su di noi, nel nostro intestino, ma anche in tutte le nostre mucose. Oggi si parla anche di un microbiota polmonare, nella nostra pelle, ovunque dentro di noi. È così presente, così consistente nella sua presenza che qualcuno ha detto: ma siamo noi ospiti suoi o lui ospite nostro? Perché è difficile capirlo, perché i batteri che abitano in noi sono 10 volte più delle nostre cellule, quindi effettivamente sono molto presenti, non si può negare la loro presenza. E non mi piace pensare se noi siamo ospiti o loro sono ospiti, mi piace pensare davvero a una convivenza. Siamo soltanto uno dei tanti esempi in natura di convivenza, o dovremmo esserlo, e di simbiosi e di mutualismo, ovvero io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me. Mi piace pensare che siamo un piccolo riflesso del pianeta Terra dentro di noi. Noi siamo già tutto dentro di noi. Dentro di noi, o per esempio nella nostra pelle, ci sono tanti ecosistemi quanto quelli delle Americhe. Ci sono le zone tropicali, le zone più umide, e lì abitano certi tipi di batteri. Ci sono le zone più secche, più aride, pensate alla pelle magari della schiena, e lì abitano altri tipi di batteri. Nella nostra mano ci sono tanti batteri quanto la popolazione della Gran Bretagna. In ogni centimetro della nostra bocca cambia la popolazione batterica. Capite bene che se c'è, non può non avere un grande ruolo, e ce l'ha effettivamente, noi lo stiamo scoprendo piano piano. Ha un ruolo fondamentale anche banalmente per la struttura, per esempio, del nostro intestino. Per capire il ruolo di una cosa, la cosa migliore è vedere cosa succede quando questa cosa non c'è. Se noi prendiamo un intestino sterile, senza microbiota, lui cambia totalmente la sua morfologia, non riesce più a funzionare, non riesce più la sua muscolatura a funzionare. E la cosa principale è che il sistema immunitario dell'intestino va totalmente a rotoli, non è più in grado di svolgere la sua funzione. E in effetti il sistema immunitario intestinale è molto importante. Per fare tutto questo, il microbiota agisce e collabora con il nostro intestino. Parliamo del microbiota intestinale. Agisce in vari modi. È lui che, per esempio, ci ha accompagnato durante tutta l'evoluzione, e siccome gli piace aiutarci, continua a farlo. Pensate che nel corso dell'evoluzione abbiamo selezionato batteri diversi, siamo intossicati, allora lui fa sì che noi produrremo più, andrà a selezionare batteri che smaltiscono meglio, per esempio, il mercurio. Se noi studiamo il microbiota nostro, e quello delle popolazioni africane è diverso, quello delle popolazioni statunitensi è diverso, loro hanno più batteri che servono a metabolizzare il mercurio, perché ne siamo più intossicati. Pensate come ci aiuta tutti i giorni senza che noi ne siamo consapevoli. Lo fa in tanti modi. Il microbiota intestinale ci aiuta a produrre vitamine, a produrre sostanze, ci aiuta a disintossicare i farmaci, per esempio, oltre a produrre molte molecole che appunto vanno a fare da intermediarie fra noi e il nostro sistema nervoso centrale, che sono le molecole poi delle emozioni. Abbiamo parlato prima dell'adrenalina, ma potremmo parlare della serotonina, tutte molecole che stabiliscono un dialogo con la nostra parte emotiva. Il microbiota ovviamente è collegato a moltissime nostre patologie o a nostre condizioni patologiche, prime fra tutte l'obesità, che per noi nutrizionisti è un po' lo spettro del mondo odierno, perché è la base e l'anticamera di tutte le peggiori patologie del nostro tempo. Si è visto che è indipendente da quello che mangiamo in parte l'essere obesi, perché è il nostro microbiota a decidere quante calorie estrarre da quel cibo. Possiamo mangiare poco o tanto, ma se abbiamo un certo tipo di microbiota, allora sarà lui a fare la differenza. E lì ci possiamo chiedere quando e dove si forma il microbiota. In realtà già nel feto iniziano a esserci i primi batteri, ma poi in due momenti rituali molto importanti: uno è il rito del canale, del passaggio nel canale del parto, l'altro è l'allattamento, in cui la madre va a dotare il cucciolo di un buon apparato microbico. Altri momenti importanti sono i momenti sociali. Nel corso della nostra storia abbiamo sempre trovato strategie per condividere il più possibile, anche a livello comunitario, il nostro microbiota. Pensate soltanto
questo lo dice la l'etologia e gli studi scientifici, a come a volte anche alcuni comportamenti religiosi, come toccare le icone e toccare gli oggetti sacri, sia un modo per mettere in compartecipazione il nostro microbiota, oltre poi a, anche a atteggiamenti più simpatici come può essere il bacio o la carezza, che servono anch'essi per mettere in compartecipazione il microbiota, oltre che per essere anche una sorta di sondaggio evolutivo, ovvero io guardo com'è il tuo microbiota perché voglio scegliere un compagno, un padre nei miei figli che abbia il microbiota più diverso da me per avere un bagaglio migliore e poter dotare mio figlio del bagaglio migliore per sopravvivere nella giungla. Ovviamente, e concludo così lasciamo la parola al collega per andare più nel dettaglio, un altro modo fondamentale per dotare il nostro microbiota è quello di nutrirlo bene, e sostanzialmente sono due le cose che, con cui noi possiamo nutrirlo bene e far quindi prevalere un microbiota sano e lucido e autentico rispetto a uno patologico. Una è il cibo ricco di fibre. I nostri batteri amano le fibre, assolutamente. Quindi il cibo ricco di fibre, traduzione, è il cibo vegetale. Sono i legumi, i cereali integrali, la verdura, la frutta secca e i semi oleosi. Sono i cibi che lui preferisce. E l'altro sono i cibi fermentati. In effetti fu visto ormai più di un secolo fa che le popolazioni che continuavano a cibarsi di cibi fermentati, che in realtà erano già anche nella nostra tradizione, ma che ovviamente abbiamo perso come tante sagge abitudini, chi si nutriva di cibi fermentati viveva di più, era più longevo. La longevità anch'essa è strettamente collegata alla buona funzione e al, al grande aiuto del nostro microbiota. Grazie. Una domanda volevo farti. Ma quindi il microbiota, i batteri che abbiamo nell'intestino li selezioniamo in base a quello che mangiamo? Cioè se noi mangiamo sempre pasta, produciamo una flora batterica di un certo tipo? Sì, la nostra flora batterica è strettamente dipendente, oltre a quella che abbiamo avuto in dotazione, in parte, perché il nostro microbiota, il mio microbiota è diverso dal tuo. Ognuno ha un microbiota, ha un core unico, che è uguale per tutti, ma poi molte differenze individuali. È come se avessimo delle impronte digitali nel nostro microbiota. E una parte ci viene dato alla nascita, diciamo, in eredità, e una parte ce lo creiamo con l'alimentazione. Si è visto, per esempio, che il microbiota degli onnivori è diverso da quello dei vegetariani, e che anche un vegetariano che rinizia a mangiare carne cambia in pochi giorni il suo microbiota e anche la sua capacità di metabolizzare o meno sostanze. Si è visto per esempio che il microbiota dei bambini italiani è diverso da quello dei bambini africani. Pensate, questo studio è stato fatto a Firenze, molto bello, perché ci ha fatto vedere come i nostri bambini che hanno un'alimentazione che è l'alimentazione tipica occidentale hanno microbiota molto più tendente alla prevalenza di ceppi che portano all'obesità rispetto a quello dei bambini africani che hanno anche molte meno specie patogene. Un altro esempio che mi piace è quello degli astronauti, perché mi sono interessata ultimamente a come, appunto, a quali sono le patologie che hanno gli astronauti, e si è visto che anche a livello intestinale loro hanno moltissima riduzione delle specie buone di batteri, come molti lattobacilli, alcuni addirittura vengono annientati. E non è un caso che la nostra alimentazione occidentale, ormai morta, ormai piena di cibi confezionati e pochi cibi freschi e vivi, sia stata definita un'alimentazione astronaut-like. Quindi potremo imparare dalle patologie che hanno loro e di conseguenza trarne delle conclusioni e riflettere. Un'ultima cosa rispetto a quello che hai detto che mi ha colpito, che il microbiota si forma sostanzialmente al momento della nascita durante il passaggio uterino, ma quindi le politiche di cesareo sistematizzato degli anni passati hanno prodotto un problema anche nel microbiota? Il taglio cesareo sicuramente ha prodotto dei danni al microbiota, nel senso che, per carità, quando è necessario va fatto. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità andrebbe fatto in un 20% dei casi in una società adeguata,
noi arriviamo al 40-50%, ho scoperto che in Brasile il 95% dei parti è fatto col taglio cesareo, fra l'altro con giustificazioni assolutamente da inorridire, del tipo così programmiamo i parti e a Natale durante le partite di calcio siamo liberi. Non c'è la cultura dell'educazione al parto naturale e non c'è la percezione di quanto questo possa cambiare le cose, perché in effetti in realtà il taglio cesareo è associato a una maggiore incidenza di alcune patologie, soprattutto, guarda caso, patologie del sistema immunitario come le patologie autoimmuni o le patologie allergiche. Oggigiorno, man mano che l'intestino sta riprendendo un pochino di importanza, si sta riflettendo su questo e sta venendo in voga una pratica che è quella della garza vaginale. Quando davvero dobbiamo fare il taglio cesareo, perché può succedere, allora utilizzando una garza vaginale e subito imbrattando il piccolo bambino, possiamo rifornirlo di quel microbiota che gli viene meno non facendo la via naturale. Imbrattare non è un termine casuale, perché in natura molte specie imbrattano con le loro feci i cuccioli, a partire dalle cimici e dagli scarafaggi fino ad arrivare agli elefanti, che quando allattano fanno feci molto acquose proprio perché i cuccioli possano, so che è un po' disgustoso, ma in realtà noi siamo fatti di batteri, quindi non dovremmo avere disgusto di loro. In realtà, appunto, anche i cuccioli elefanti possono, bevendo quest'acqua un po' fecaloide, assumere e costruirsi un buon microbiota. Perfetto. Allora ora sentiamo chi sono e che fanno questi cari batteri. Bene, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio gli organizzatori, in particolare l'amico dottor Gabriele Bindi. Prima di ritornare al discorso del microbiota, io vorrei spendere qualcosa sull'importanza dell'alimentazione, alimentazione e salute, e sugli alimenti di qualità, che poi, diciamo così, si vanno a riflettere su quello che è l'equilibrio dei nostri batteri a livello del nostro intestino. La società moderna sicuramente ci porta a una vita diversa rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, e quindi si va incontro a quelle che sono le cosiddette malattie del benessere, quindi dall'obesità, come diceva la collega, all'iperglicemia, all'ipercolesterolemia, eccetera. Sono tutte quelle malattie proprio perché è il tipo di vita che noi abbiamo cambiato. Diciamo quindi una vita più sedentaria che inizia già dall'età dei ragazzi, dei bambini, eccetera. Quindi bisogna un attimo cambiare tutta questa situazione. Nel nostro organismo c'è un equilibrio tra quello che è la parte che ci difende, che è la parte che noi possiamo definire antiossidante, capace, quindi tutti quegli enzimi, quelle molecole che aiutano il nostro organismo a liberarsi di tossine, eccetera, e la parte quindi ossidante, quindi se noi mangiamo male, se noi viviamo in una zona inquinata, eccetera, ci sono questi ossidanti che arrivano e quindi c'è un equilibrio tra due componenti, quelli ossidanti e quelli antiossidanti, quelli buoni e quelli non buoni. Tutto questo può portare allo stress ossidativo, quindi se io mi nutro male, mangio alimenti diciamo non buoni, non di qualità, allora posso più facilmente andare incontro a quello che è lo stress ossidativo, a processi quindi che sono molto importanti, perché sappiamo che molte delle malattie più importanti sono legate al processo proprio di stress ossidativo che poi si lega anche al microbiota intestinale. Allora da qui la nostra alimentazione, i nostri alimenti ci possono dare molto, perché i nostri alimenti possono contenere sostanze buone, sostanze che possiamo in terminologia scientifica si dicono bioattive, quindi capaci di dare dei segnali buoni quando arrivano nelle nostre cellule e far sì che vanno a equilibrare quel sistema ossidante e antiossidante, quindi ci proteggono dalle tossine. E quindi si va a ristabilire diciamo così, un equilibrio importante. Quindi la qualità alimentare è molto importante, perché poi appunto se, come diceva la dottoressa, tra popolazione e popolazioni cambia il microbiota intestinale, cambia anche in funzione della qualità alimentare.
qualità alimentare che si è andata persa nel tempo, fortunatamente diciamo c'è molta più attenzione ora. E quindi partirei, vorrei qui da qui ritornare al terreno, alla terra, perché anche lì c'è un microbioma diciamo del terreno, della rizosfera, fatto da batteri, funghi e altri diciamo componenti che sono quelli che danno il nutrimento alle piante. Poi arriviamo a quello umano, quindi ritorniamo a quello che veniva detto prima. Quel microbiota diciamo presente nel terreno può essere diciamo responsabile, è responsabile sicuramente anche della qualità alimentare. Ci sono molti studi, noi stessi l'abbiamo dimostrato, che se si parte da una fertilizzazione sana fatta con batteri buoni e quindi diciamo dove si utilizzano meno sostanze chimiche, meno pesticidi eccetera, noi e abbiamo magari anche più sostanze organiche e così via, noi sicuramente abbiamo un terreno più sano, un habitat di quella pianta più importante, e quindi tutto questo si va a riflettere sulla qualità della pianta, dell'alimento, no? Quindi quell'alimento può essere più ricco in quelle che io chiamavo prima sostanze bioattive. Tutto quello si va a riflettere poi quando si arriva, quando noi mangiamo quel determinato alimento e quell'alimento, diciamo, arriva, i nutrienti arrivano nel nostro intestino, perché nel nostro intestino lì possono andare, quindi la fibra, eccetera, a riequilibrare, a migliorare il nostro microbiota intestinale. L'importanza è stata già detta, ma sicuramente il microbiota intestinale, diciamo, produce sostanze importanti, dà segnali importantissimi a livello del cervello, come è stato detto, ma da molte, molto legata a quello che io ho definito prima stress ossidativo, ad infiammazione. Ci sono molti collegamenti, diciamo così, se io ho una flora batterica intestinale buona, riduco sicuramente l'effetto dello stress nelle nostre cellule, quel microbiota buono è quello che permette alle sostanze di essere meglio assorbite, di essere più biodisponibile, in termini scientifici si dice, quindi la sostanza che viene meglio assorbita, quelle molecole che arrivano dagli alimenti, quelle molecole buone, arrivano dentro le nostre cellule, danno dei segnali importanti in termini di equilibrio cellulare, di omeostasi cellulare, e quindi di equilibrare e di difenderci da tossine, eccetera. Qui entra in gioco la fermentazione. La fermentazione, il ruolo importante della fermentazione, abbiamo tantissima esperienza al riguardo, anche nei nostri laboratori, proprio perché il prodotto fermentato è un prodotto, quindi diciamo che la fermentazione è un processo che fondamentalmente porta ad un miglioramento, perché arricchisce in batteri, arricchisce in molecole, diciamo, buone, e quindi fa sì che il cibo sia più biodisponibile, sia meglio, più facilmente assorbibile a livello del nostro organismo. Quindi un cibo fermentato è un cibo che esalta quelle caratteristiche. Quindi se io parto già da un alimento di qualità e lo fermento, quell'alimento sicuramente diciamo alcune molecole antiossidanti, cosiddette bioattive, aumentano, e quindi possono da una parte andare a migliorare il nostro microbiota intestinale, che quindi fa sì che possono dare i giusti segnali lì dove le deve dare il nostro. Quindi la fermentazione, l'importanza della fermentazione, quindi il cibo sano, la fermentazione, che si vanno a riflettere sui nostri batteri, sull'equilibrio dei nostri batteri intestinali. Faccio un esempio di un prodotto fermentato dove alcuni studi hanno fatto vedere, uno studio pubblicato, che diciamo così dopo quasi 2 ore noi già nel diciamo così, quindi un cereale che già nel nostro sangue abbiamo un aumento di sostanze, di componenti antiossidanti. Quindi tutto questo grazie proprio al processo di fermentazione, ai batteri che vengono diciamo così riequilibrati, perché quindi dobbiamo partire dal cibo sano, il cibo che porta con sé anche una componente microbica che arriva dentro l'organismo, che arriva dentro il nostro intestino e che quindi, diciamo così, nel transito può andare, diciamo così, a popolare quella parte dell'intestino, arricchire,
portare fibre, eccetera, tutte quelle componenti importanti per i batteri. Batteri che hanno dei ruoli importanti, concentrano appunto sostanze antiossidanti, formano i cosiddetti acidi grassi a catena corta, che sono quelle molecole importanti per il nostro organismo, che quindi possono dare, diciamo così, dei segnali molto positivi in termini di riduzione di infiammazione, eccetera. Altri studi fanno vedere che prodotti fermentati, quindi ricchi di batteri, portano a una riduzione dell'infiammazione a livello delle cellule dell'intestino, quindi l'importanza, diciamo così, di tutto questo. Quindi il processo di fermentazione, quello che la collega parlava dello studio appunto fatto dal Meyer di Firenze con il Burkina Faso, dove popolazione, diciamo così, delle zone rurali del Burkina cambiavano, avevano un microbiota diverso da quelli che vivevano magari negli agglomerati, è molto molto diverso da quello che invece hanno trovato quindi nella popolazione occidentale, diciamo, lo studio è stato fatto su campione di pazienti di Firenze, e quindi cambiava moltissimo il microbiota da una parte all'altra. Noi stessi, in un progetto in collaborazione proprio con questo gruppo che ha fatto questo studio, abbiamo fatto delle prove anche di fermentazione partendo e quindi lì cambiava moltissimo la flora batterica presente. Siamo partiti dai fagiolini del Burkina Faso, per esempio, che avevano una componentistica microbica diversa da quello che poteva essere invece, diciamo, il fagiolo della Garfagnana, che abbiamo, oppure il grano toscano rispetto, oppure il miglio anche dalla Garfagnana rispetto al miglio del Burkina Faso. Quindi come l'habitat può cambiare moltissimo questo. Tutto questo quindi poi si va a riflettere nel nostro microbiota intestinale. Quindi se ho capito bene, quell'esperimento che avete fatto facendo fermentare un cereale, avete fatto assumere questo cereale al paziente, diciamo, e avete prelevato il sangue e visto la presenza dell'antiossidante nel siero. Dopo 2 ore avete ricontrollato e l'avete vista aumentata rispetto al momento iniziale. Allora, e questo era un grano fermentato. Ora faccio una domanda a te, poi vorrei che anche Riccardo rispondesse. Ma allora, tutta questa pastorizzazione a cui siamo, i cibi sono sottoposti e che noi acquistiamo quotidianamente, sono cibi, essendo pastorizzati, sostanzialmente sterili. Questo cosa ci porta, visto che non avremo picchi di antiossidanti probabilmente? Beh, diciamo che purtroppo alcuni processi vanno fatti, perché appunto rispetto a un tempo sono cambiate, quindi abbiamo sostanze tossiche presenti, eccetera, quindi alcune forme di trattamento vanno fatte, però sicuramente la sterilizzazione non aiuta. La sterilizzazione degli alimenti non aiuta assolutamente il nostro microbiota intestinale, le stesse raffinazioni, eccetera, impoveriscono il cibo, che quindi si va a riflettere sulla salute poi alla fine, quindi sui nostri batteri e quindi sulla nostra salute. Sicuramente, diciamo, qualcosa va cambiato partendo proprio dalla terra, partendo da quella che è il trattamento. E noi non necessariamente noi dobbiamo andare sul biologico, eccetera, ma sicuramente dobbiamo fare un'agricoltura diversa, bisogna cambiare questo per arrivare ad avere dei cibi più sani, dei cibi che, dove noi non sterilizziamo, come dicevo prima, quindi batteri e microbi che ci portiamo anche dall'alimento direttamente al nostro intestino. Quindi una forte sterilizzazione, tutto questo, diciamo, tutto questo non avviene. Allora, io vorrei sottolineare, io faccio la parte dell'uomo che sta in cucina e vive, no? E mangia, no? Io vorrei sottolineare di quello che hanno detto i miei due colleghi qui, due cose, no? La prima cosa fantastica è che hanno parlato di vita, no? E di solito non siamo abituati a parlare di vita, siamo abituati a parlare di prodotti specifici che ci vanno a colpire in modo preciso qualcosa che abbiamo nel corpo, nella mente, che va corretto, no? Invece non so se avete notato, ma in entrambi gli interventi quello che viene sottolineato è come l'intervento è sempre ad ampio spettro, no?
si sta parlando di vita, cioè si cura la vita con la vita, non si cura la vita per una piccola parentesi con un oggetto morto, con un elemento morto che si butta nel corpo, no? E questo è fantastico secondo me, no? La seconda cosa fantastica è la differenza, cioè da quello che viene fuori sembra che ognuno di noi abbia delle caratteristiche batteriche completamente diverse, no? Allora la domanda è, ma com'è che invece sembra che la cultura in tutti i sensi, la cultura pratica dell'alimentazione, come la cultura più in generale, vada invece verso l'omologazione, verso i protocolli, no? Com'è che tutti noi cerchiamo di il nostro protocollo in cui poterci infilare dentro e in modo molto tranquillo poter dire finalmente non ho più responsabilità su di me, sono assolutamente tranquillo, faccio quello che fanno tutti gli altri e io sono felice, no? Se ascoltiamo quello che dicono loro è esattamente il contrario, no? Vi faccio un altro piccolo richiamo alla mia misera vita. Una ventina d'anni fa mi occupavo di lavoravo ancora un po' adesso, ma lavoravo molto di più allora in un campo che stava tra il design e l'arte, no? 20 anni fa circa ero a Milano, una fiera del mobile, con dei miei oggetti in questo salone che allora si chiamava Salone Satellite. Stavo in mezzo a questi designer anche molto famosi. A un certo punto nella fiera ha cominciato a camminare, non so se lo conoscete tutti, si chiamava Ingo Maurer. Era un gran, per noi era un mito, era un grande designer della luce, no? Un austriaco che ha fatto la rivoluzione nel campo della luce. Questo personaggio non molto alto, capelli lunghi, bianchi, fino alle spalle, mani dietro la schiena e comincia a camminare tra gli stand. Camminando tra gli stand entra nel mio stand e lì l'emozione chiaramente saliva, no? Questo qui guarda, non dice nulla, guarda quello che c'è esposto, a un certo punto dice, lui parla benissimo italiano e mi dice, ma chi è che ha fatto queste cose? E io dico, siamo stati noi, eravamo un gruppo, no? E questo mi dice, ah, finalmente, no? Io guardo, cioè, a me sinceramente non sembrava di aver fatto chissà che, no? E lui mi dice, non ne posso più di questo designer italiano, tutto preciso, tutto uguale, tutto dritto, poi alla fine manca, si guarda in giro, no? E dice manca e fa questo gesto qui, capito? Avete capito cosa intendeva dire? A me mi ha colpito moltissimo questa cosa, è una delle immagini che mi ha cambiato la vita, no? Perché io stavo lavorando su una forma di bellezza che era legata allo sporco, no? Perché, ma non capivo bene perché, no? E lui è venuto a confermarmi questa cosa 20 anni fa, dicendomi che manca l'anima, no? Che possiamo metterci la testa finché vogliamo, ma che mancava l'anima in tutto il resto, no? In me vedeva l'anima, magari non erano cose così di gran pregio, ma vedeva l'anima. E dove stava l'anima? Stava nell'odore che stava sotto l'ascella, no? Non stava nel deodorante profumato di chissà che marca, no? Questa cosa trovo che sia molto interessante, no? Allora, stavo cercando di farvi capire che il limite alla vita non c'è, no? Allora provate a pensare, rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, che noi non si esista come persona, no? Che ogni persona, cioè io ho imparato stando in campagna, per esempio, che l'ape non esiste come organo vivente, l'organismo vivente ape in realtà è l'arnia, no? Ragiona secondo il cervello dell'arnia. Ora pensate come se ognuno di noi in realtà, invece che essere una persona, fosse un organismo vivente. Avete mai visto un organismo vivente che rifiuta delle parti di sé? No? E vi faccio un altro punto abbastanza interessante. Noi produciamo fermentati, verdure fermentate, siamo molto felici se le venite ad acquistare, ma il messaggio non dovrebbe essere quello, il messaggio per quel che ci riguarda è quello di farvi capire che ognuno di noi può fare i fermentati, no? Ognuno di noi è un organismo vivente e ha dentro di sé tutti, chiamiamoli batteri o chiamiamoli potenzialità, per rendere viva la propria vita, no? Cominciando a nutrirsi di vita. Noi i fermentati che facciamo li facciamo non pastorizzati, cioè questo cosa vuol dire? Vuol dire che la conservabilità dei fermentati è data dall'acidità del prodotto, non dal fatto che sia pastorizzato e sterilizzato, no? Questo cosa significa? E questo ve lo dico come segnale, come dire, abbiamo dovuto dotarci di fogli in cui spiegavamo a chi prendeva questi fermentati che aprendo il barattolo li avrebbe visti muovere, li avrebbe visti friggere, li avrebbe visti anche spingere, no?
Questa è una cosa che sconvolge la gente, ce ne siamo resi conto, no? Se pensate, è un paradosso incredibile, no? Perché noi ci troviamo davanti un cibo vivo e quello che noi riconosciamo del cibo vivo è la paura che sia vivo, no? E l'illusione che se invece noi abbiamo davanti un cibo che apriamo non succede assolutamente niente sia una garanzia di, non si sa bene cosa, sicuramente non di salute, no? Non ci crea problemi, no? Io dico sempre che quando noi mangiamo, a differenza di altre popolazioni, per esempio della cultura dell'estremo oriente, noi ci preoccupiamo di mangiare da qui a qui, poi da qui in su ci pensa lo psichiatra, da qui in giù ci pensa il medico, no? E questa è una cosa che ritengo allucinante, no? La pastorizzazione della nostra vita è una cosa incredibile. Vi do un altro segnale, che penso, parlo di una cosa di cui penso di non essere smentito. Il botulino ce l'abbiamo dentro di noi tutti, cioè tutti quei batteri di cui noi abbiamo il terrore sono già dentro di noi. Il creare un ambiente sterile in un vasetto non fa altro che creare le condizioni per rendere più attaccabile la materia prima che c'è dentro a quel vasetto, no? Perché quel vasetto è un terreno di conquista, abbiamo sterilizzato, abbiamo creato una situazione dove non c'è assolutamente niente, basta che si crei una situazione di minima debolezza o un problema nell'invasettatura o nel sottovuoto o un minimo movimento sul tappo per cui entra dell'aria e il nostro caro botulino non è che appare, si riproduce e ci va a occupare lo spazio e ci rende pericoloso quello che noi stiamo facendo. Capito? Pensate a questo atteggiamento, no? Un atteggiamento in cui per difendermi chiudo il mondo pensando che sia lì, che mi creo l'illusione di potermi difendere da qualcosa che è già dentro di me. La pastorizzazione è il problema del nostro cervello, no? Siamo degli organismi viventi e dobbiamo partire da lì, secondo me, dobbiamo partire dalla vita, no? Come in agricoltura non si può partire dal pensare che vado a eliminarmi un problema eliminando tutti i problemi, perché un organismo vivente è un organismo vivente, non posso eliminare un pezzo dell'organismo vivente. Se vado a eliminare una parte, se voglio eliminare un batterio, se voglio eliminare un problema che ho in agricoltura, non faccio altro che fare una tabula rasa di quello che c'è intorno a questo batterio e mi sto creando un problema che è molto più grande di quello che, da cui ero partito e in cui probabilmente sarebbe bastato semplicemente un'osservazione sistemica e un intervento sistemico, cioè vita con la vita, per risolvere un problema e rimettermi nell'ordine delle cose. Cioè, quindi, se non ho capito male, la presenza dei batteri nella fermentazione, nei tuoi barattoli di cibi fermentati, è proprio la presenza dei batteri che non permette lo sviluppo del botulino. Esattamente. Vi dicono anche una cosa in più, la causa, quello che secondo me è l'agente scatenante di questa cosa, no? È l'industrializzazione, no? Che è esattamente l'opposto di quello di cui hanno parlato loro, no? Industrializzazione vuol dire protocollo, no? Vuol dire che noi non c'entriamo più nulla, no? Che ognuno di noi, che se avete capito è completamente diverso dall'altro e quindi quando interagisce anche con il nostro cibo, interagisce in modo diverso, non contiamo più nulla, abbiamo paura di essere diversi uno dall'altro. Quello che ci dovrebbe salvare, che è la nostra differenza, diventa la nostra grande paura. L'industria agisce in questo costruendo dei prodotti che sono assolutamente omologati, sono tutti prodotti mediocri perché la prima chiave è quella che il prodotto deve essere. Il nostro cibo deve essere prodotto da un sistema, non da una persona. L'industria non gli interessa niente che sia quella persona lì che produce, perché ha bisogno di farla produrre da tante persone, senza qualità che non siano quelle di far andare una macchina. Okay? Il prodotto deve essere uguale per tutti, non deve essere il migliore possibile, deve essere uguale per tutti, noi dobbiamo fare in modo, e poi l'industria deve fare in modo che chi consuma quel prodotto lì ne sia contento attraverso la pubblicità e attraverso l'omologazione. Per cui quello che succede regolarmente è che noi non sappiamo perché stiamo mangiando quella cosa lì, non sappiamo perché stiamo scegliendo quella cosa lì, non sappiamo perché siamo in quel posto lì, ma lo fanno tutti e questo ci dà apparente tranquillità. Quando invece il barattolino dei fermentati, che è la nostra televisione, che è il nostro specchio, che è il nostro esempio di vita, ci sta dimostrando regolarmente che la vita, e cioè in questo caso aver creato un modo di vita all'interno del prodotto che abbassa l'acidità fino a 4,2 e quindi aver creato una situazione in cui il botulino non si può sviluppare, è la chiave
per poter riappropriarci della nostra vita e anche delle nostre emozioni. Non so se avete capito. Il cibo passa attraverso gli occhi, passa attraverso il gusto, passa attraverso l'odorato e passa attraverso il cuore. Non so se avete capito quello di cui parlavano. Una domanda veloce in cui mi devi rispondere o sì o no, poi chi è interessato verrà al banchetto e ti chiederà delle citazioni. Fermentare cibi lo possono fare tutti? Sì, forse non sono stato abbastanza chiaro. La mia chiave del linguaggio, cioè il linguaggio che stiamo cercando di usare noi è esattamente quello. Allora, noi siamo l'esempio del fatto che chiunque può fermentare. Quando si parla di vita non c'è un voto, non c'è un sistema per cui io faccio i tortellini più buoni degli altri. Non sono i migliori tortellini, sono i miei tortellini, che sono sicuramente buoni quanto quelli che fa ognuno di voi, diversi, assolutamente diversi, ma sicuramente di qualità. Questo è il messaggio. Quindi la risposta è sì. Se volete capire come si può fare, andatelo a trovare al banchetto che ha qua dopo la chiesa a sinistra, perché non c'è necessità di laboratori, macchinari strani, è tutto molto domestico come lavorazione. A questo punto io invece volevo sapere, da un punto di vista medico, ora dopo finiamo un attimino il giro e poi se avete delle domande così poi le facciamo a loro, però da un punto di vista medico lavorare sul microbiota che vantaggi può portare, tipo se c'è qualche disfunzione che può essere riequilibrata semplicemente lavorando sul microbiota. Beh, sai, con me sfondi una porta aperta, perché per me l'intestino è sempre stata una delle mie grandi passioni. Mi sono innamorata 20 anni fa, ancora non l'ho lasciato, nel senso che comunque per me lavorare sull'intestino è imprescindibile qualunque patologia abbia la persona. Ma questo in realtà lo sapevano anche i nostri nonni, no? Che ci facevano fare il clistere quando avevamo la febbre. Ora nessuno ce l'ha più a casa gli attrezzi per fare il clistere, non so se voi ce l'avete ancora, la signora ce l'ha, però la maggior parte di noi forse non ce l'ha più. Io utilizzo anche il lavaggio intestinale, l'idrocolonterapia, proprio perché credo molto nell'azione sull'intestino che si ripercuote sui vari organi, perché in realtà qualsiasi patologia abbiamo la possiamo vedere come limitata. Io ho la cistite, ho la polmonite e lavoro su quella. E questa è la medicina un pochino più riduttiva. Poi posso ampliare un pochino il mio punto di vista e vedere che in effetti tutto è collegato all'interno dell'organismo. E lo studio del microbiota in questo ci dà una mano grandissima, perché davvero a livello intestinale noi capiamo quanto questa rete nervosa, immunitaria, ma proprio la stessa struttura mucosa è collegata in tutto l'organismo. Quindi io non posso curare una polmonite se non curo anche l'intestino. Così come diceva lui, non posso dare un antibiotico pensando che questo non abbia comunque delle ripercussioni, isolando effettivamente, no? Invece che cercando di ampliare la varietà del mio ecosistema, visto che abbiamo cercato di immaginarci come un ecosistema. Poi posso ampliare ancora di più la mia visione, vedere che magari dietro quel disturbo c'è magari un conflitto emotivo e fare una medicina ancora più a 360 gradi. Ma anche in questo caso l'intestino si introduce nella scena, perché comunque l'intestino è totalmente, strettamente, indissolubilmente legato alle nostre emozioni. Lo vedo banalmente anche quando faccio i lavaggi intestinali, per cui la persona a volte o si mette a piangere o si mette anche a ridere, per carità, ma comunque tira fuori spesso e lascia emergere anche un vissuto emotivo importante. Quindi questo soltanto per dire che effettivamente l'intestino non si può trascurare. Allora, Vincenzo, volevi dire un'ultima cosa? Sì, poi diamo. No, volevo, diciamo, ritornando al discorso dei batteri, noi diciamo le ricerche ultime fanno vedere come nelle piante, quindi anche negli alimenti, ci sono dei piccoli, diciamo, delle piccole molecole, chiamiamole molecole, sono perché sono dei piccoli pezzetti di RNA. L'RNA è quello che poi porta alla proteina, diciamo, no? E si è visto che questi piccoli pezzetti di RNA chiamati micro RNA danno dei segnali nel nostro genoma. Quando arrivano dentro le nostre cellule possono accendere o spegnere un gene, e con tutta, diciamo così, quindi un effetto molto importante, diciamo, che, e quindi partendo sempre dal cibo di qualità, può avere questo un aspetto importante.
sembra che anche i batteri, quindi i batteri del nostro intestino, possano creare delle piccole molecole capaci di dare questi importanti segnali. Quindi un equilibrio, un microbiota, diciamo, in equilibrio nel nostro organismo può dare, diciamo, tutta una ricerca che si sta aprendo ora, può dare però degli aspetti molto importanti. Noi sappiamo che c'è lo studio della metagenomica, che quindi permette di conoscere per ogni individuo tutta la composizione batterica intestinale. E sappiamo anche che si cominciano a fare degli studi, quindi anche non invasivi, dalla saliva per esempio uno può riuscire a capire, a studiare alcuni metaboliti prodotti dai batteri, diciamo. Quindi, per dire, come sul tema del microbiota intestinale e dei batteri, quindi c'è un gran veramente, diciamo, la ricerca anche scientifica si sta muovendo molto su questi aspetti. Ora, se avete qualche domanda, c'è qua. Ah, c'è anche là. No, volevo fare, riallacciandomi a questo discorso, una domanda alla dottoressa. Quindi volevo sapere se diciamo, esistono dei test per poter stabilire qual è il proprio microbiota individuale, se questi test sono facilmente eseguibili, dove, se possono essere fatti quindi in loco oppure esistono dei centri specializzati, e se diciamo, si può individuare cioè se un determinato tipo di microbiota può essere diciamo, relazionato a patologie personali, non so, per esempio mi viene in mente malattie dismetaboliche o altro. E poi una seconda domanda, se potesse, visto che si parla di cibi fermentati, se poteste accennare qualcosa sul kefir, che so che essere un alimento comunque particolare con il quale, insomma, che ha molte qualità, e quindi volevo anche, se si può accennare qualcosa anche su questo argomento. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ci sono dei test che ci permettono di mappare il nostro microbioma. Ovviamente capite bene, comprensibilmente, che dovremmo utilizzare un campione di feci. Non sono test rutinari, non vengono fatti all'ospedale Versilia o comunque qui in zona. Ci sono un paio di laboratori, due o tre in Italia, dove vengono fatti, dove si possono spedire i campioni e ci viene mandata la mappatura del nostro microbiota con le varie proporzioni delle specie prevalenti, ed è proprio la proporzione che fa la differenza, perché da un lato più il microbiota è variabile, quindi più ha differenti specie, più probabilmente è sano. Dall'altro, la prevalenza di alcune famiglie rispetto ad altre ci può far propendere verso alcune patologie. Abbiamo parlato prima dell'obesità, quindi, e lì abbiamo un quadro, uno spettro ben chiaro, ma anche in altre patologie comunque. Quindi la risposta è assolutamente sì. Per ora non è così di routine, ma è così fattibile, ma speriamo che in futuro sempre di più lo sarà. Ci sono patologie che sono collegate assolutamente allo spettro del microbiota. Una cosa interessante che forse può essere curiosa e utile da sapere è l'utilizzabilità sempre più frequente negli ultimi anni del trapianto fecale. Non so se ne avete mai sentito parlare, viene chiamato anche transposon in America. Ci sono dei donatori non di organi, ma insomma di materiale fecale per fare i trapianti, che servono proprio a curare alcune patologie, sia le infezioni da Clostridium difficile, ma anche ci sono degli studi sulla sclerosi multipla, su altre patologie. Ovviamente sono per ora ancora poco rutinari come approcci terapeutici, ma sicuramente con un valore, con una valenza che è quella che abbiamo fatto emergere oggi, anche se capite bene che risultano comunque anch'essi essere un po' dei palliativi, perché in realtà poi se noi continuiamo a mangiare come prima andremo sempre a rifornire la flora batterica patologica, quindi devono essere contestuali anche a un cambiamento di stile alimentare. Aggiungo solo che l'argomento di copertina di Terra Nuova del numero di giugno è proprio dedicato a questo, quindi si trovano molte risposte.
Allora volevo dire ancora sul kefir, poi magari chimicamente dicono qualcosa più loro, no? Perché è una cosa abbastanza interessante. A proposito della cultura, no? Considerate che la fermentazione probabilmente è il sistema più antico del mondo per conservare, no? Quindi è utilizzato in tutto il mondo. A seconda del tipo, probabilmente di microbiota, di cultura, di clima e di vita delle persone, si sono sviluppati ceppi batterici diversi in tutto il mondo, no? Il kefir è uno di questi, no? Il kefir è un complesso di batteri lieviti che probabilmente nasce in Cina, viene scoperto dalla sanità russa, viene applicato in Russia e arriva a noi attraverso il nord. È una carica batterica fisica, cioè quindi con consistenza, che viene messa nel latte. Si potrebbe forse considerare uno yogurt senza lattosio, perché essendo la differenza, per quel che ne so io, tra yogurt e kefir, per farvi capire, è che mentre nello yogurt ci sono fondamentalmente due ceppi batterici, il kefir è molto più ricco di ceppi batterici e questo permette una trasformazione che è vicina al 95-96% pare del lattosio, che è uno zucchero, e che quindi nel processo fermentativo è l'elemento fondamentale della riproduzione dei batteri, e quindi di arrivare ad avere un cibo che, oltre che colonizzare il nostro intestino, a differenza dello yogurt che invece per problemi di acidità è molto forte dello stomaco, si ferma a livello di stomaco, il kefir riesce ad arrivare all'intestino e quindi svolgere una funzione molto importante di colonizzazione fisica, riesce anche a darci tutta una serie di sostanze nutritive predigerite e quindi di migliorare, che anche questa è una delle grandi caratteristiche dei cibi fermentati, di migliorare l'assimilabilità delle sostanze nutritive che ci sono dentro, in questo caso al latte. Sì, allora due domande. Una alla dottoressa, che ne aveva già parlato, qualcuno l'ha chiamato psicobiomi, cioè praticamente batteri che, come già accennato lei, collaborano e dialogano con il cervello, no? Ecco, uno dei più grandi scienziati che si occupa di autismo, alcune forme di autismo, è un gastroenterologo che aveva già visto la disfunzione, la relazione tra disfunzioni intestinali e problemi autistici. La questione è questa: quanto i batteri e che tipo di famiglie di batteri possono essere introdotte per curare tipi di problematiche psicologiche importanti, quali insomma depressioni, schizofrenie, autismi e altri problemi come Alzheimer, poi Parkinson. Un'altra invece domanda veloce al professore del CNR: io mi occupo anche di fitodepurazione e fitorimediazione. Ora, la fitodepurazione è attraverso i microrganismi che si formano con le piante e che contribuiscono a disinquinare i terreni, no? Come la fitorimediazione. Io avevo letto di microrganismi effettivi, cioè quanto i microrganismi da soli possono aiutare nel bonificare, diciamo, laghi, mi riferisco al lago di Massaciuccoli qui vicino, fiumi o comunque terreni che possono essere inquinati da vari elementi, tra cui azoto, fosforo, metalli pesanti che poi possono essere ripresi anche nei fervida, per esempio, servono per alcuni fervida per i metalli pesanti che poi portano a malattie come l'elettrosensibilità. Cioè quanto i microrganismi in questo, sia nell'ambiente sia nell'organismo, possono aiutare da soli all'ambiente a bonificarlo. Grazie. Allora, aveva chiesto del psicobiota. Del psicobiota, ed è vero, non abbiamo parlato, ma in effetti già nel 2004 questo studio scientifico ha mostrato che il nostro microbiota va a influenzare e orientare il nostro comportamento e anche in parte la nostra personalità. Era uno studio che era effettuato sui topi e si era visto che una volta modificato il loro microbiota, questi cambiavano la loro personalità. Ci sono delle razze di topi che sono più timide, più esitanti, ce ne sono alcune che sono invece più spavalde, e si era visto che modificando il microbiota cambiava proprio il comportamento e quindi anche la personalità. Da lì è partita tutta una serie di studi proprio nelle malattie psichiatriche o comunque nei disturbi psicologici. Si sente? Si sente? Nonostante la... Per quanto riguarda l'autismo bisogna fare una distinzione. C'è una forma di autismo che è quella in sorgenza tardiva, in cui effettivamente si è mostrato chiara la connessione, la
la connessione proprio fra causa e effetto con una certa infezione intestinale. Pensate che era la mamma di questo bambino, si chiama Ellen Bolt, che ha visto che suo bambino aveva sviluppato sintomi autistici proprio dopo un'infezione intestinale, e siccome le mamme sono molto ostinate e molto recettive a capire il disturbo del bambino, da lì è nata tutta una serie di esperienze per cui una terapia, in quel caso antibiotica mirata, perché comunque era un'infezione vera e propria intestinale, risolve le forme di autismo e insorgenza tardiva che sono legate, guarda caso, sempre a una infezione da clostridio, da un tipo di clostridio. Per quanto riguarda invece le forme di autismo classiche, che sono ben più complesse nella loro insorgenza, così come anche altri problemi di tipo psichiatrico, sicuramente si può agire sull'intestino, e lì però la terapia va fatta comunque ad persona, ma è difficile dare una linea guida generale, non sarebbe neanche giusto, bisogna vedere, a volte ci sono anche dei sintomi intestinali associati. La persona viene per un disturbo dell'umore, gli chiedi come va l'intestino e guarda caso il 70-90% delle persone comunque lamenta disturbi intestinali, oppure non li lamenta perché li considera normali e abituali nella sua vita, quindi viene inconsapevole di avere dei disturbi intestinali su cui comunque bisogna porre l'attenzione, che bisogna in qualche modo trattare. Bene. Relativamente alla fito-remediation o bio-remediation, i batteri hanno un ruolo molto importante. Nei batteri ci sono degli enzimi, delle proteine con funzioni enzimatiche, che sono capaci, quindi bisogna selezionare quelli corretti. Comunque all'interno dei batteri ci possono essere i citocromi P450, che poi ritroviamo anche nel nostro organismo, e hanno un ruolo molto importante nel metabolismo dei farmaci, metabolismo di sostanze anche naturali, di conservanti, eccetera. I batteri contengono, batteri e funghi contengono pure questo sistema metabolico, che è un sistema metabolico che metabolizza, trasforma le sostanze estranee, i cosiddetti xenobiotici. Quindi gli inquinanti tipo i benzopireni, policlorobifenile, possono essere metabolizzati da questo sistema, e quindi questo sistema può fare da filtro, può far sì che quelle sostanze non passano, diciamo, non vadano nella pianta e quindi non entrano nella catena alimentare. Vengono utilizzati abbastanza, questo sistema è abbastanza utilizzato, diciamo così, per disinquinare terreni e così via, quindi selezionando alcuni ceppi batterici. Un altro ruolo importante nella fitoremediation è svolto dalle micorrize. Non so se credo che lei ne abbia sentito parlare, di questi funghi che si attaccano alla radice della pianta e anche lì, e quindi le radici, diciamo così, diventano molto più lunghe, eccetera, aumentano notevolmente di dimensione le radici della pianta, e anche quello può prendere, tant'è che vengono utilizzati a volte i pioppi, no? Per disinguinare, e nel terreno vengono inseriti anche questi batteri, funghi, batteri dalla rizosfera e funghi micorrizici, proprio perché fanno sì che la pianta, allargando le radici notevolmente, prende gli inquinanti, un po' vengono biotrasformati ed eliminati, perché diciamo tipo gli idrocarburi e il policlorobifenile, ma i metalli pesanti e così via, possono essere inglobate, entrare, diciamo così, nella pianta, e quindi la pianta, diciamo, assorbe e ripulisce il terreno. Quindi sicuramente hanno un ruolo molto importante in questo. E anche dei fiumi nei laghi, certo. Allora, finiamo qui. Ringrazierei Vincenzo, Francesca, però non so se abbiamo più tempo. Ultima. Ok. Sì, volevo chiedere due cose. Se per riequilibrare questo microbiota può essere utile fare il digiuno, e secondo, con la surgelazione, se rimangono questi, oppure è come la sterilizzazione, questi, diciamo, batteri buoni non ci sono più. Grazie.
Il digiuno è sicuramente una pratica molto utile, se la persona è sana, ovviamente preso con cautela, perché ci permette di riattivare i meccanismi di depurazione del corpo. In questo senso anche il microbiota può giovarne ovviamente. Anche se al meglio delle mie conoscenze non ci sono dati certi sul rapporto fra digiuno e microbiota, non so se i miei colleghi ne sanno qualcosa, ma il digiuno ha comunque attiva una serie di meccanismi metabolici importantissimi che sicuramente favoriscono i meccanismi di riparazione delle cellule, del DNA, e quindi ha un vantaggio in termini di salute. Non a caso era utilizzato in tutte le tradizioni religiose, soprattutto anche in quelle balcaniche, che poi erano quelle che usavano anche il kefir, no? E che vedevano un aumento della loro longevità. E quindi di conseguenza sicuramente ha una ripercussione positiva anche sull'intestino e sulla funzione intestinale. Però sulla proporzione, sull'alterazione del microbiota non conosco dati scientifici. Per quanto riguarda la domanda troppo specifica, secondo me, e cioè cosa succede ai batteri se vengono congelati, no, potrei rispondere con un'altra domanda, ma secondo lei in questa piazza se portiamo la temperatura a 0 gradi muoiono tutti? Dipende. E la risposta è questo, no? La cosa meravigliosa del posto dove stiamo, la cosa meravigliosa del fatto che esistiamo, è che dipende sempre, non c'è mai una risposta precisa, una cosa del genere, dipende dal nostro animo, dipende da come stiamo in quel momento lì, e per i batteri vale esattamente la stessa cosa. Come si fa a sapere se congelati muoiono? Alcuni moriranno, alcuni non moriranno. Io starei in questa risposta, dipende, no, perché in quel dipende, in quel vuoto ci siamo noi e ci possiamo stare noi. Se diamo troppe risposte semplicistiche non ne usciamo. Ok, allora finiamo qui, ringraziamo Riccardo, Francesca e Vincenzo per averci accompagnato tutti in questi primi passi in questo mondo che sembra essere degno di attenzione. Grazie a tutti.